A Firenze, al cinema La Compagnia, è andata in scena la 20ª edizione del Pegaso per lo sport, in riconoscimento della Regione Toscana agli atleti che nella scorsa stagione si sono distinti nelle diverse discipline sportive. Anche il 2018 ha un vincitore, anzi delle vincitrici, infatti ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata la Fiorentina Women, che nella stagione 2016-2017 ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Nonostante le difficoltà dell'attuale stagione calcistica, la gioia delle ragazze viola per il premio della Regione Toscana è tangibile. Abbiamo fatto soprattutto l'anno prossimo molto, molto bene, siamo molto fiere di questo. Quest'anno è stato un po' più difficile, però abbiamo comunque un altro obiettivo grande che è Coppa Italia, quindi cerchiamo di fare questo e per il premio siamo molto, molto orgogliosi. I risultati delle ragazze della Fiorentina Women ha un valore aggiunto che va oltre il premio e i riconoscimenti ottenuti, e a sottolinearlo è il presidente della società Sandro Mencucci. Io credo che l'importanza della Fiorentina sia stata non solo quella di aver vinto lo Scudetto e la Coppa Italia lo scorso anno, ma aver fatto la prepista per il mondo del calcio femminile, che prima non era considerato come si deve. E adesso invece vede l'ingresso di tante società professionistiche, vede un futuro molto più importante per tutte le ragazze, non solo in termini proprio di stipendi che potranno incassare, ma anche di professionalità. Sul podio, con un ex equo, anche il pluricampione di nuoto paralimpico Axel Belig e il tecnico Walter De Raffaele, vincitore dello scudetto del basket con l'umana Rainer Venezia. Tornare poi nella mia regione e essere premiato, diciamo, a casa mia è motivo di grande soddisfazione, quindi ritirerò questo premio con grande orgoglio e suddividendolo per tutti quelli che hanno permesso a me di essere qua, ovvero il club, i giocatori e non ultimo il mio staff. Però essere premiato a casa propria, nella propria regione, è la prima volta che mi succede, quindi sono anche un po' emozionato, devo dire. I premi sono stati consegnati dall'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi, che ha voluto ricordare il valore del Pegaso per lo sport, ma anche di tutti i riconoscimenti speciali assegnati. Non è solo un premio a chi ha raggiunto risultati agonistici di grande valore, ma anche un premio che va al fair play, a una serie di riconoscimenti che riguardano la lotta al doping, l'integrazione, lo sport come integrazione, lo sport come superamento e integrazione dell'handicap. Quindi premi che si rivolgono a tanti aspetti dello sport che non sono solo gli aspetti agonistici, ma sono anche gli aspetti dei valori veri dello sport. Ma il Pegaso per lo sport 2018 è stato anche il Pegaso del ricordo, quello di mister Mondonico, morto dopo una lunga malattia, il mister del ritorno in Serie A della Fiorentina, un allenatore dal grande cuore che ha lasciato un segno indelebile non solo a Firenze ma in tutta la Toscana. È una persona che ha fatto la storia della Fiorentina in generale, e in particolare anche della Fiorentina di Della Valle, perché ci ha riportato dalla Serie B alla Serie A con un campionato difficile, uno spareggio esaltante che tutti voi vi ricordate. Per cui è sicuramente colui che ha contribuito a fare qualcosa di importante, e tutti lo ricordiamo non solo come un grande professionista, un grande allenatore, ma anche come un grande uomo che ci ha insegnato tante cose. E infine il ricordo di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, il numero 13 di tutti, un uomo che con la sua breve vita ha lanciato un messaggio di speranza bello per chi ama il calcio e lo sport in generale. E le lacrime, scese anche in occasione del Pegaso per lo sport 2018, ne sono l'ennesima testimonianza. Astori ha lasciato un grande vuoto, non solo nel club viola, ma in tutto il mondo del calcio. Un vuoto che però giorno dopo giorno si riempie di speranza e di gioia di vivere, perché dove suona la musica, nella terra degli uomini, c'è un posto per chi ti sorride da un angolo, fino all'ultimo attimo.